Tu che si sente così anche fuori? Ma non lo so se fuori si sente così, si sente in maniera strana qui dentro. Sente bene? Beati voi. E allora, va bene, fa niente. Allora, dunque, c'è uno strano rapporto tra un certo tipo di musica e altri tipi di musica, perché uno scopre, per esempio, pur essendo nato a Modena e vissuto, di essere un tanghero, non un tanghero, un tanghero. E ci sono certi motivi, perché il tango, come noto, non è soltanto una musica, è una Weltanschauung, è una filosofia della vita. E io vorrei fare un piccolo esperimento così, fare cantare al bravissimo Juan Carlos Flaco e Biondini. Io non capisco perché poi i sudamericani hanno 6.000 nomi, noi abbiamo due, loro abbiamo dei 600, questo è un altro discorso, insomma. Juan Carlos Pistolero, Biondini, fa niente. Allora, apriamo una piccola parentesi, intanto io fumo alla vostra salute, naturalmente. Non si può fumare, Ah, ma non la fumo mica. Una milonga, la musica è di Piazzolla. Certo, la musica è di Astor Piazzolla, che è un grande tanghero argentino, bravo bravo. Le parole sono di un mio amico, un Giorgio Luigi Borghese, scrittore argentino di grande iniziativa e molto bravo, che scrive delle cose molto belle e anche ha scritto alcuni versi che si chiama Per le sei corde e sono tutte milongas dedicate ai vari guapos di questa città incredibile che era Buenos Aires, che era curiosamente per esempio un rione che si chiama Palermo, io non ho mai capito perché. Perché il pilota di quello che... Vabbè, io abito in Cirenaica qui a Bologna, non ho mai capito perché, comunque fa niente. Allora, questa milonga è dedicata a uno di questi guapos argentini della fine del secolo scorso, che si chiama Don Nicanor Paredes. Don Nicanor Paredes era uno, cioè uno che passava di lì, ed era uno di quelli cattivi, proprio di quelli tremendi, e Borges, che è un vecchio mitomero, insomma, gli ha molto queste mitologie del coltello, eccetera, eccetera. Un mitero. Ecco, facciamo eseguire a Flaco, facciamo eseguire, se qui ne ha voglia, anzi se non ne ha voglia gli spacchiamo la chitarra in bocca. Questa milonga, musica di Piazzolla, parole di Borges, io ci ho pensato un momento, cioè c'è anche una mia collaborazione nel senso, ho detto, ma mi piace molto. Io ho due lettere autografe di Borges di Piazzolla, ho detto, grazie che lei ha apprezzato la nostra canzoncina.